Benvenuti al secondo appuntamento con il Telefestival, la rubrica che ogni giorno alle ore 18.30 ci terrà compagnia per tutta la durata della 11ª edizione del Festival del Cinema Indipendente organizzato dalla provincia di Foggia con il contributo della Regione Puglia e dell'Unione Europea. Passiamo subito al programma degli eventi previsti per domani 3 dicembre. Sarà Michele Placido a ricordare Mario Monicelli nella serata che il Festival del Cinema di Foggia dedica al padre della commedia all'italiana, a poco più di un anno dalla sua scomparsa. L'evento è in programma sabato alle ore 21.30 presso il Teatro del Fuoco con ingresso libero. Il Festival dunque rende omaggio a Monicelli che nel 2005 fu anche presidente della nostra giuria dei lungometraggi, mostrando grande attenzione per il cinema artigianale, spesso autoprodotto, che definì invisibile ma importante. Il grande regista viareggino ha girato oltre 60 film e ha firmato più di 80 sceneggiature ed è considerato l'ultimo grande maestro del cinema italiano. Insieme a Michele Placido, protagonista dell'ultimo film di Monicelli, Le rose nel deserto, interverrà anche Marco Cucurnia, giovane filmmaker e sceneggiatore genovese che ha collaborato per oltre 10 anni con il grande regista. Di Cucurnia sarà proiettato il documentario Mario Monicelli, l'artigiano di Viareggio, in cui si ricostruisce quasi un secolo di storia del nostro paese attraverso le opere e le testimonianze dello stesso Monicelli e di molti protagonisti del cinema italiano. L'evento è organizzato in collaborazione con la Bottega dell'Attore, Teatro Studio Daunu, associazione culturale diretta da Pino Bruno. Nel pomeriggio, invece, sempre di sabato 3 dicembre, Michele Placido interverrà anche alla presentazione del libro di Gino Sciagura, I ragazzi delle casermette, il romanzo di un'adolescenza, che si terrà alle 18.30 presso la caserma Pedone in via delle Casermette a Foggia, teatro delle storie raccontate nel libro in forma diaristica, in cui l'autore ripercorre una vicenda poco nota della città di Foggia, la vita quotidiana alle casermette che nel secondo dopoguerra ospitarono centinaia di famiglie sfollate. Attraverso i suoi ricordi di bambino, proprio Sciagura racconta episodi di solidarietà umana e civile in cui si distinsero i militari della caserma Pedone. Ma domani prende il via anche il concorso dei lungometraggi, le opere prime italiane e straniere in concorso quest'anno al Festival in programma alla Sala Farina con ingresso a 2 euro. Si comincia alle 18 con La strada verso casa, che racconta le storie di Michelangelo, giovane aspirante scrittore, il ricco industriale Antonio e Giulia. Una giovane mamma che attende il risveglio del marito dopo un incidente. Le loro 3 storie, in apparenza distanti, si intrecciano in modo inaspettato per tornare a vivere in modo del tutto nuovo e trovare ognuno la propria strada verso casa. Al termine della proiezione interverrà il regista Samuele Rossi e saranno presenti in sala anche il direttore della fotografia Maria Rosaria Furio e il musicista Giuseppe Cassaro, entrambi pugliesi. Alle 20, sempre alla Sala Farina, il secondo film in concorso, Sulla strada di casa, incentrato sulla storia di Alberto, piccolo imprenditore ligure che, per salvare la sua azienda, diventa corriere per una organizzazione criminale che si occupa di traffici illeciti, finché alcuni uomini armati si introducono nella sua casa e minacciano sua moglie e i suoi figli. A seguire ci sarà il dibattito in sala con il regista Emiliano Corapi. Bene, è tutto amici, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che anche quest'anno il Festival rilascerà degli attestati di partecipazione agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che seguiranno almeno 5 appuntamenti tra film in concorso ed eventi speciali. Gli studenti possono scaricare dal sito www.festivaldelcinemaindipendente.it il foglio firme che sarà validato ad ogni ingresso dagli organizzatori presso il banchetto di accoglienza allestito in tutti i luoghi del Festival. Vi aspettiamo in sala e intanto continuate come sempre a seguirci sul nostro sito, sui social network e sul canale YouTube dedicato e per rivedere questa rubrica anche sul sito della provincia di Foggia. Bene è tutto e a domani con il Telefestival.